Questo della legalità, quanto più ci crediamo noi stessi, più terremo diamo ai potenti. Quanto più creiamo solidarietà vera, toglieremo sempre più il terreno loro. Per imbarazzare la mafia ci vogliono persone nuove, capaci come la sorella di Marta, di dire no agli schemi voluti da chi in una maniera o un'altra propone oppressione. Persone nuove, vedo, che rifiutano la mediocrità, i compromessi e il conformismo, che osano per degli anni che prediligono l'onestà e la legalità e si rifiutano di diventare complici delle colpe e delle omissioni altrui e di agire solo perché così lo fanno tutti. Persone che rifiutano insomma una vita fatta di piccoli o grandi tradimenti, perché le morti di molti uomini uccisi dalla prepotenza dei forti pesano anche sulla nostra coscienza, quel chiudere gli occhi, quel tirarci dall'altro lato, quel dire io non so, non vedo e non parlo, non fanno altro che creare e continuare questa catena di morte. Diventiamo persone che sanno fare diventare realtà i sogni, che sono disposti a costruire il futuro, perché il nostro futuro deve essere nelle mani di ciascuno e non può essere nelle nostre mani. Il mio futuro è mio, non posso affidarmi a potenti di tutti. Ci vogliono insomma persone autentiche. Dice un proverbio russo, chiudo con alcune citazioni, non basta essere sulla buona strada, non basta dire la mafia non ci vuole. Se infatti ve ne starete seduti ai margini, quella strada non vi porterà mai alla meta. Seneca diceva, è l'animo che devi cambiare, non il cielo sotto i piedi. E poi un autore che non so chi sia, scrive, se qualcuno ti dice che per vivere devi strisciare, alzati e muori correndo. E io aggiungo ciò che hanno fatto i grandi uomini, quelli che oggi anche noi ricordiamo. E mi piace chiudere con un nome che ci interessa e che ci dimostra che è possibile andare contro.